E la città di Padre Pio si prepara ad un'importantissima iniziativa sociale di livello internazionale. Sì, Pietrelcina si è candidata per ricevere, se possibile, tutti i rappresentanti delle nazioni partecipanti ai giochi delle Universiadi per firmare lì dove è stato il Santo Padre un documento di pace e fratellanza dei popoli che suggella un gemellaggio d'amore con Assisi. Noi vorremmo fare un bel dono alla TGR Campania, perché si dedica molto nelle nostre zone, a Pietrelcina. L'estratto di nascita di Padre Pio, che ha questa bellissima ragazzina, a tutta la redazione, affinché Pasqua porti serenità a voi, ai vostri familiari, a tutta la Campania e a tutti i telespettatori. E noi la ringraziamo, ringraziamo Pietrelcina, è un dono che custodiremo con grande amore. E noi vi lasciamo ritornando nei luoghi cari a Padre Pio, i suoi luoghi di infanzia, invitando tutti a visitare il borgo di uno dei santi più amati della Campania.